brava al catrazzo, non è la stessa cosa, vero? Sì, sì, da tu le spieghi qualcosa. Ah, è un video? Sì. Sì, che volete che vi faccia? Spiegaci che la trava. Allora, ragazzi, lasciando che Vincenzo continua a cercare i ciurro anche nella periferia. Anch'io li voglio. Anche io. Noi siamo per avvicinarci al famosissimo arco. Aspetta, aspetta, arco questo della... Questo che è super churros nel... Intanto ci sparano addosso. No, aspetta! L'arco della inaugurazione o di qualche cosa. Comunque c'è una strada, una cosa, e hanno fatto quest'arco a Valencia. Il ponte, voglio dire, scusa il punto. E questo è il ponte creato da Calatrava. Come vedete, si ritrova la classica caratteristica dell'arte di Calatrava. Sei portato, le forme tondeggianti. Come, come? Rispettilo bene! Tondeggianti. L'arco come la curvatura segue come l'asse detto, terrestre. Calatrava ha anche un'altra caratteristica, cioè a essere tondeggiante, secondo te? Sì, non lo so. Qual è? È tondeggiante. Non lo so, ha fatto tutta Valencia, va bene come caratteristica. Però guarda, poi io vedo delle linee rette. Ah, sì, cioè, sì. Per... Lui unisce il retto con il tondeggiante. Ah, ok. È un misto, un connubio indelebile. Retto col tondeggiante. Sei un po' confuso. Vabbè, tu pure stai proprio a però... italiano, stai messa benissimo. No, centro culturale. Oh, no. Benetton. Benetton, ah, questo bisogna ringraziare ovviamente i finanziamenti di Benetton. Ole! Dime. La seconda domanda qual è? La seconda domanda è: Tullio, si perde mai? Risposta. Ragazzi, no. Credo proprio che la risposta sia no. Ovvero, spieghiamo. Nel senso, posso anche essermi perso, ma il mondo non lo sa mai. Ci siamo persi 5 minuti fa. Non è vero, ragazzi!